Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di Hell Bent, libro uscito in Italia a gennaio, credo, sì, gennaio, secondo libro di una saga. Del primo ne abbiamo già parlato, è La nona casa di Leigh Bardugo. Vi metto su nelle schede, giù nell'info box, la videorecensione, sapete che al solito sono tutte no spoiler. Prima di cominciare vi ricordo che giù nell'info box vi metto anche il link con la mia affiliazione Amazon a questo libro, passate da lì, insomma è un modo per sostenere il canale. Che cos'è? Secondo libro della saga della nuova saga di Leigh Bardugo, già autrice di Shadow and Bone, Six of Crows, insomma e quant'altro, ormai lo sapete, grande amore per me, quindi insomma sarà un po' di parte nella videorecensione, però perdonatemi, d'altronde è un grande amore. Allora, parliamo della saga. Inizialmente erano stati annunciati credo 5 libri, comunque parecchi libri, e ultimamente invece la Bardugo ha dichiarato che saranno 3. Prendete tutto molto con le pinze perché secondo me potrebbero esserci anche cambiamenti, perché su queste cose in realtà non si sa mai. Poi sai gli accordi con le case editrici e quant'altro, quindi dovrebbero essere 3 libri, staremo a vedere. Comunque, secondo libro della saga, della storia in sé non vi parlerò molto perché è tutto spoiler del primo libro essendo il continuo, però andiamolo a vedere. Questo è uscito in Italia, edito Oscar Fantastica e io non capisco perché non esca in linea Oscar Vault per la casa Mondadori. All'interno è fatto così, ho sentito molto criticare il coniglio sulla copertina, ma vi assicuro che ha un senso con la storia. È ovviamente rigida, è uscito al costo di 20,90 € ed ha circa 400 pagine. Di cosa parla? Perché leggerlo, perché non leggerlo, se fa per voi oppure no. Allora, di cosa parla? Ovviamente il continuo, lo appoggio, è ovviamente il continuo della nona casa. Mettiamolo qui, così lo potete ammirare, ok. Ovviamente il continuo della nona casa, quindi della storia in sé non vi dirò molto perché parte dalla finale di quello e va avanti e quindi sarebbe tutto un mega spoiler. Però come quello è un Dark Academia, è un adult e si parte appunto dagli accadimenti che avvengono verso il finale del libro della nona casa e da lì prende il via, da un accadimento in particolare, da lì si parte per quello che succede appunto in Hell Bent. Il world building ovviamente è sempre lo stesso, è questo mondo in realtà è ambientato ai giorni nostri a Yale, ma in un mondo in cui c'è molto uso della magia. Ci sono delle società segrete che usano la magia. Tutte queste società le veniamo a scoprire nel primo libro, ma andremo poi ad approfondire in particolare la magia, più che le società, nel secondo. Infatti il secondo è meno basato appunto sulle società segrete e maggiormente sull'elemento magico, che appunto ritorna, è preponderante, andiamo a scoprire cose. Questo per quanto riguarda il world building, è davvero molto bello ed è molto dark, molto immersivo, ma insomma è la Bardugo, per cui sappiamo che lei è maestra in questo. Per quanto riguarda i personaggi, c'è ancora la protagonista, insomma è sempre la stessa, è Galaxy Stern, Alex, la nostra Alex, che scopriamo nel primo libro che ha delle capacità, non vi dirò molto, comunque legate all'oltretomba, legate alla magia, che è il motivo che fa partire la scintilla, che fa partire la storia del primo libro. Qui la troviamo e la andiamo maggiormente a approfondire, andiamo a scoprire altro delle capacità di Alex, del suo passato, delle sue emozioni, quindi vabbè, la caratteristica principale di Leigh Bardugo è saper portarci dei personaggi molto belli, molto approfonditi, si va a scavare a profondo delle anime dei personaggi, in questo lei è veramente la regina. E anche qui, insomma, Alex ci viene raccontata in un modo meraviglioso, non si può non empatizzare con questo personaggio, o amarlo o odiare, non è detto che lo amerete, ma vabbè, io sì, ho amato alla follia, ma non potete non empatizzare con questo personaggio. Rispetto al primo volume, il secondo è più corale, ci sono altri personaggi che attorniano la protagonista e fanno cose, quindi è sicuramente più corale, ma non aspettatevi la coralità di Six of Crows. Ovviamente qui è tutto comunque incentrato su il personaggio di Alex e su un altro personaggio che non vi dirò, ma i fan immagineranno, comunque più corale rispetto all'altro. Quali sono le differenze tra il primo e il secondo? Se avete letto il primo, perché andare avanti oppure no? Ve lo dico subito, se il primo non vi è piaciuto è inutile andare avanti. Anzi, secondo me il primo è uno scalino sopra rispetto al secondo, perché Hell Bent è un libro di passaggio, si sente, malgrado la bellezza e la complessità del mondo che lei ci porta, ha comunque quel problema dei libri di passaggio, per cui sicuramente se non vi è piaciuto La nona casa è inutile leggersi Hell Bent. E se invece La nona casa vi è piaciuta, io sono sicura che apprezzerete anche questo, anche se è un pochino diverso rispetto al primo. Invece, se non avete letto la saga e venite dal resto della Bardugo, ecco, se voi venite da Six of Crows o da Shadow and Bone e lo leggete per quello, non è la stessa cosa, è completamente un altro genere, un altro libro, quindi se vi aspettate quello, ve lo dico subito, non vi piacerà questa saga, perché è molto 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 diversa rispetto a quello che la Bardugo ha scritto prima. È completamente un mondo nuovo, un modo nuovo di approcciarsi, quindi assolutamente se vi approcciate pensando di ritrovare la Bardugo di Six of Crows, ve lo dico subito, il libro vi deluderà, quindi approcciatevi con un modo nuovo, volendo leggere qualcosa di nuovo e non aspettatevi quello. Inoltre il libro è molto complesso, il primo sicuramente di più, perché ci presentava tutte queste società segrete, una serie abbastanza folta di personaggi e di accadimenti. Poi entrambi i libri fanno salti temporali, vanno avanti e indietro nel tempo, quindi richiede un lettore molto attento. Non è un libro di puro intrattenimento, ecco. Se siete in una vostra fase in cui avete voglia di libri leggeri, sicuramente non è la saga che fa per voi in questo momento, perché richiede appunto una grande attenzione da parte del lettore, perché le informazioni che la Bardugo ci propina sono tante e tutte importanti al fine di capire la trama, quindi assolutamente richiedo un lettore attento. Hell Bent uguale alla nona casa. La nona casa ovviamente, essendo il primo libro, ancora di più, ma anche Hell Bent richiede un lettore attento, perché se non seguisce niente. È una dark accademia, ma ha una base thriller, cioè in entrambi i libri si deve andare a scoprire la risoluzione di alcuni casi, in particolare di casi di omicidi, quindi con questa mole di informazioni riguardo al mondo magico, questa mole di informazioni sulle società segrete, una folta schiera di personaggi principali, capite che si perde il filo come niente. Quindi sono libri che richiedono tanta tanta attenzione, quindi approcciatevi se avete voglia di dedicare un po' al libro, perché sono due libri che richiedono tanto da parte del lettore, ma secondo me danno tanto. E anche in entrambi i libri c'è anche l'elemento... sono libri impegnati, c'è un po' di horror, quindi se siete persone sensibili su alcuni temi nella lettura, succedono cose, non proprio, insomma, non agli horror classici che siamo abituati, ma succedono cose, quindi per i lettori più sensibili tenetene conto. Questo è tutto, se non avete letto La nona casa vi rimando alla video recensione anche di quello, e la Bardugo, amatela, come io l'amo. E vabbè, questo è tutto. Fatemi sapere se conoscete gli altri libri della Bardugo, se avete letto questi, se vi interessano oppure no. Fatemi sapere con un commentino sotto quello che pensate. Questo è tutto, ci vediamo col prossimo video, che dovrebbe essere la recensione di Dark Rise, che sto in piena lettura e anche di quello ve ne dovrò parlare. Comunque questo è tutto, io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!